Lecco FM è la radio dei lecchesi e del nostro territorio. Lecco FM Visual Radio Station. La radio che ascolti, che vedi e che tocchi. L'informazione di Lecco FM. Ben ritrovati da Luca Cereda con una nuova edizione di Lecco FM News, le notizie di Lecco FM. Apriamo questa edizione del giornale con l'impegno di Confartigianato e Imprese contro le truffe sugli anziani. Anche quest'anno ANAP Confartigianato, Ministero degli Interni, con la collaborazione dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, promuovono la quarta edizione di Più Sicuri Insieme, la campagna contro le truffe per gli anziani. Appuntamento per sabato 8 giugno alle ore 14.30 fino alle 17.00. Al centro sportivo di Dolzago. Il nostro obiettivo resta quello di sostenere gli anziani e i pensionati nel momento del bisogno. È un impegno che abbiamo nel nostro DNA, ha detto il presidente di ANAP Confartigianato Imprese Lecco, Giovanni Mazzoleni. E passiamo al capitolo scioperi. Domani, venerdì 7 giugno, è stato indetto uno sciopero nazionale dalle 9 alle 17, a cui potrà aderire il personale di Trenord, il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza e il servizio aeroportuale Malpensa Express potranno subire variazioni e o cancellazioni. Confermate però, come di consueto, le fasce orarie di garanzia, lo ricordiamo, dalle 6 alle 9 dal mattino e dalle 18 alle 21 non sono coinvolte dallo sciopero. E braccia incrociate anche per i lavoratori del trasporto pubblico locale lecchese. Il prossimo giovedì 13 giugno infatti i dipendenti di SAB, Linee Lecco e SAC faranno 4 ore di sciopero perché preoccupati per l'incertezza delle risorse da destinare allo settore. Il congelamento dei finanziamenti operato dalla legge di bilancio 2019 mette infatti a rischio il servizio all'utenza e l'occupazione nel trasporto pubblico locale. Gli autisti di SAB sciopereranno dalle 8.30 alle 12, mentre quelli di Linee Lecco e SAC Calolzio Corte saranno fermi dalle 9 alle 12. In questo modo saranno rispettate le fasce di garanzia. I sindacati hanno 2 richieste con questo sciopero: la garanzia di fondi per un servizio efficiente e di qualità, ma anche l'inserimento della clausola sociale a tutela dei lavoratori nelle gare d'appalto. E cambiamo argomento per parlare di scuola. Non inizieranno l'anno scolastico nei prefabbricati gli studenti del Manzoni, anche se l'avvio dei lavori in via Ghislanzoni non è lontano. Questi prefabbricati, spiega in proposito il Corrado Valsecchi, assessore ai lavori pubblici, potranno essere utilizzati in futuro in altre e diverse circostanze. I soldi e i lavori nello stabile di via Ghislanzoni ci sono, ora si può mettere a gara l'appalto e quando sarà aggiudicato occorrerà che tutti gli attori si mettano attorno a un tavolo. Una cosa è certa, gli studenti del Manzoni siederanno nei banchi di via Ghislanzoni all'avvio dell'anno scolastico 2019-2020. Non si potranno installare i moduli prefabbricati nell'area esterna del Bertà, che conclude Valsecchi, prima dell'inizio del 2020, mentre a settembre potrebbero essere avviati i lavori nell'edificio di via Ghislanzoni. In chiusura, l'appuntamento con ricette di comunità, uno dei tanti momenti di festa all'interno del mese della gioventù, che vedrà protagonisti venerdì 14 giugno all'oratorio di Valmadrera i ragazzi che hanno partecipato al quarto laboratorio del progetto Sentieri Digitali, che presenteranno le nuove mappe che verranno installate in tutta la città. Si tratta di 4 cartelli da 135 cm per 90 che saranno collocati in altrettanti punti della città, ovvero a Parè, Piazza del Mercato, Via Leopardi e il parcheggio di Via Monsignor Pozzi. Il programma prevede alle 19.30 la presentazione del lavoro svolto all'interno del progetto attraverso anche un breve filmato. E continuate a seguire Lecco FM in diretta e sui nostri canali social per restare sempre aggiornati. Da Luca Cereda è tutto, appuntamento alla prossima edizione di Lecco FM News.